oggi video molto particolare perché dopo la planetaria che ti ho recensito, mi pare, proprio all'inizio del canale, 3 anni fa quindi, si parla degli albori, la mia planetaria Bialetti, che se ancora non l'hai vista, poi ti lascio il link nelle schede informative e nella schermata finale. Ma andiamo a vedere quella di oggi che è stata acquistata dal mio papino, da mio padre. L'andiamo a proprio guardare nei minimi dettagli e a capire appunto il funzionamento. Ti dico già che il suo costo è pari a quella della Bialetti, cioè 90 euro. Ma per una planetaria, secondo me, è un buonissimo prezzo. Dato che solitamente i prezzi della planetaria calcola che sono altissimi, proprio 200, 300, 400 e via discorrendo. Ma dato che tu non hai aperto il video per vedere il mio faccione, ma la planetaria, passo a fartela vedere. Ma prima ti ricordo di iscriverti attivando la campanellina tutte, se ancora non l'hai fatto. Eccola qui, si chiama DCG, è una planetaria in acciaio inox con 1000 watt ed ha 3 ganci come la mia. E abbiamo, come per la mia planetaria, c'ho la mia assistente, la mia mamma che mi sta tenendo il pacco per farteli vedere anche da qui. C'è la frusta questa qui per montare le uova, la frusta quella a foglia. Ed infine il gancio per impastare. Quant'è la garanzia, mamma? Di quanti Due anni? anni. 2 anni, perfetto. Qui infatti c'è scritto che può impastare, miscelare e montare. Ti dice anche attraverso i simboli, mamma. Non so se hai notato qui, Sì. ora qua lo zoom. Sì. Che il gancio appunto serve per impastare, come ho Certo. già detto. La foglia per miscelare e la frusta per montare. Perfetto. La dimensione è contenuta, quindi non è ingombrante. Mi sembra un pochino più piccolina della mia proprio. Quindi è straconsigliata, però anche la mia è fantastica, fa un ottimo lavoro, quindi non mi posso lamentare. È bellissima, ha una fantastica estetica. E c'è da dire inoltre che a differenza della mia che è Bialetti, la cosa del coperchio, Paraschizzi. il paraschizzi, di non incastrarsi qui, quindi viene più facile da rimuovere. Io di solito non lo utilizzo mai nella planetaria perché si va a sporcare e basta, però questo è utile. Poi la velocità, la massima, wow, a 8, la mia 8. arriva a 6. Perché non mi ricordo se è 800 watt o 1000 watt. Questa è 1000 1000. watt. Comunque poi la vedrai in funzione man mano che io andrò a fare le ricette qui a casa dei miei genitori. La ciotola è capiente da 4,5 litri. Mio padre ha fatto un acquistone, un affarone come l'ho fatto io quella volta. E ovviamente la ciotola, È estraibile. visto? Me la È a dura. scatto come il mio, né più e né meno. Molto molto più leggera rispetto alla mia. La mia pesa di più, però guarda che c'è qui, è fantastico. Quindi mio padre ha fatto un ottimo affare come l'ho fatto io quella volta, 3 anni fa, 2 anni fa. Mamma, quanto l'ho comprato? 2 anni fa. 2 anni fa. Però la trovate ancora in commercio, quella mia della Bialetti. Andando direttamente nei negozi Bialetti la trovate. Questa invece penso che la trovate in ogni negozio di elettrodomestico. Elettrodomestici. Elettrodomestico, vabbè, buonanotte. Bene, se ti sono stata utile, se ti è piaciuta questa video review, scrivimelo nel tuo commentino, regalami un like e condividi questo filmato sui tuoi social.